Perfetto, ok, ho parlato per niente, non importa. Allora, ciao a tutti, facciamo le cose veloci, così lasciamo lo spazio a chi è il vero relatore di oggi, Marcello Frare. Ho coniato un termine nuovo per oggi, ma credo di non essere l'unico. Siccome tutti fanno smart working, ho pensato che oggi noi come PNLUG cominceremo a fare smart hobbying, nel senso che per chi non si conosce... Io sono Lei Modulo, presidente dell'associazione Linux User Group di Pordenone, e noi ci per ovvi motivi che non sto qui a ripetere, perché ne abbiamo un po' le scatole piene, e la nostra sede è chiusa, quindi stiamo cercando di inventare qualcosina, e da oggi facciamo una conferenza su Udo. Mi fermo. Udo ve lo spiegherà Marcello tra poco che cos'è. Ricordo, anche se già nelle condivise, ricordo che al momento noi per la presentazione abbiamo scelto di non abilitarvi né le webcam né il microfono, anarchia pura, ma semplicemente per dare la possibilità al server che lavori meglio possibile. E anche per dare una dimostrazione di come possono essere usati gli strumenti Big Blue Button, che normalmente viene utilizzato molto nelle scuole per chi nelle scuole utilizza il software libero. Fare le domande all'interno della sezione delle chat. Ci sarà Roberto Colonnello, che salutiamo, che si occuperà della moderazione. Ed Ciao. eventualmente, ciao Roby. Ed eventualmente a fine di tutto decideremo, passeremo le domande a Marcello che ci risponderà. E, se avete dubbi su come gestirvi la presentazione, se tenere il riquadrino di Marcello Piccolo, la presentazione, eccetera, c'è un piccolo tutorial di YouTube, qua sotto vedete il link sulle note condivise. Allora, ho detto che ho già presentato il nostro socio che farà il moderatore. Ringraziamo da subito Marcello e il gruppo Udo per il lavoro che stanno facendo all'interno dell'associazione. L'ultima cosa è, allora, quando abbiamo pensato a questo workshop, per più e più volte, dove avere garanzie di dare un prodotto buono e professionale. La cosa più facile era mandare YouTube con la potenza di fuoco di Google, lì non avremmo avuto problemi. Abbiamo voluto non tanto rischiare, perché siamo sicuri di stiamo facendo, ce lo dirà Giorgio dopo che ci osta con il suo server, nostro socio Giorgio Favaro, che ringrazio da subito. E abbiamo preso facciamo un workshop presentando Udo come ERP, quindi come gestionale per impresa, e lo Button, che è un open source per le presentazioni. Quindi abbiamo cercato di condire il nostro workshop in salsa open source. Speriamo che vada tutto bene, noi confidiamo e ci abbiamo messo veramente il cuore perché vada tutto così. E ringraziamo Giorgio, se volete, parlerò di Continuity, che ci hosta col suo server ed è un nostro socio. Ciao a tutti, Vedo. grazie a voi, anche per la possibilità di sperimentare questo strumento, che effettivamente è una buona soluzione per le scuole, che può contrastare, diciamo, i da dire, insomma, grazie a voi. È incredibile, non ero abituato a Giorgio così breve. Grazie Giorgio. Impegnato a gestire il server. No, mi ero scritto Allora. il discorso, mi sono scritto il discorso per essere breve. Ah, ok, ottimo. E allora darei la parola a Gilli di Lug BZ, Lug di Bozzano. Vediamo se arriva, ecco, Ciao a sarebbe lui. tutti, ciao a tutti, un caro saluto dal Linux User Group di Bolzano e anche dagli altri gruppi Sostenibilità Digitale sul Tirolo Alto Adige e ovviamente anche dal progetto FUS di Sostenibilità Digitale. L'idea, diciamo, di un workshop su Udo, diciamo, ce l'abbiamo in mente da un po' di tempo perché, diciamo, il poter
avere un gestionale veramente open source a disposizione anche delle nostre scuole, in particolare degli istituti tecnici economici, che forse come alcuni di fanno parte di quello che è un gruppo di imprese simulate, dove ogni scuola simula un'azienda, poter usare del software libero, open source, come Odoo, secondo me sarebbe un grosso passo avanti a quella che è l'attuale situazione. Perché viene utilizzato nelle, appunto, specialmente negli istituti tecnici economici, ex istituti tecnici commerciali, come si dice una volta, o ragionerie, e assieme ad altri software, quale una suite d'ufficio, che può essere comodamente, e sarebbe opportuno che fosse LibreOffice, e un sistema di posta elettronica. Ecco, io ringrazio moltissimo il PNLUG, il gruppo Odoo del PNLUG, in particolare il relatore di oggi, che è Marcello Frare, per la loro disponibilità e immediatezza con cui hanno risposto alla nostra richiesta di avere un workshop su Odoo, e siete veramente incredibili. E un caro saluto della provincia di Bolzano. Grazie Paolo, mi fai il sol che mi dà in faccia, quindi più grosso di così. Ok, direi che mi sono stancato io di vedere me stesso, quindi Marcello, puoi promuovere da moderatore e partire con la conferenza. Ciao a tutti. Ok, mi sentite? Sì. Sì. Ok, una semplice conferma. Sì, veramente dopo tutti questi complimenti sono anche in difficoltà, speriamo di essere all'altezza. Diciamo che ce la mettiamo tutta, dai. Cerchiamo di Marcello, ci sentiamo, ma non ti vediamo. Ah, aspetta che adesso attiviamo anche il video. Condividiamo questo. E anche questo. Vediamo se parte qualcosa. Dammi. Ti lo confermo. Bene. Dicevo che sì, sono un po' in difficoltà con tutti questi complimenti preliminari, speriamo di soddisfare effettivamente le richieste, che le aspettative che ci sono. E, volevo semplicemente dire due parole di ringraziamento a tutti quelli che ci hanno dato questa possibilità, perché come voi sapete bene, noi ci siamo buttati su questo Odoo, a questa avventura, un po' senza dove andavamo a parare, e dopo diversi mesi, diversi anche anni di studio, di lavoro, alla fine abbiamo raccolto un dato importante, la possibilità di condividere questi risultati con altri è anche un piacere per noi. Quindi grazie anche a voi di diffondere questa idea. Quindi io sono Marcello Frare, partecipo al gruppo PNLUG ormai da questa parte, e come dicevo ci siamo interessati a Odoo inizialmente cercando un gestionale, un sostituto ai gestionali commerciali nel mercato, e abbiamo fatto un'indagine e ci siamo imbattuti sulle varie offerte che ci sono oggi a disposizione, provate, abbiamo fatto anche delle piccole workshop tipo questo con le varie proposte, fino a che abbiamo visto questo Odoo, che sinceramente l'abbiamo scoperto quasi per caso, perché non era molto pubblicizzato, era poco conosciuto. Si parla di circa 3 anni fa che l'abbiamo visto, anche 4 anni fa. E a capire un po' di più, e abbiamo capito che le presupposti erano giusti, era quelli che cercavamo noi, quindi un open source, era in Python, che era una cosa che a noi ci andava bene, ci poteva interessare. Avevamo la difficoltà che non lo conoscevamo e ci siamo messi in un gruppo di noi del PR, quindi abbiamo lanciato una scommessa, abbiamo detto ci troviamo tutti i giovedì sera, dopo lavoro ovviamente, e si mette le proprie conoscenze, e attraverso un libro di Daniel Reis, che era l'unico che avevamo trovato a disposizione, abbiamo incominciato a studiarlo, capitolo ad ogni giovedì. Tutti quanti lo leggevamo insieme, chi aveva dei dubbi o chi sapeva qualcosa lo condivideva, e siamo andati avanti per
il libro era lungo e in realtà il capitolo non riuscivamo a finirlo un giovedì, quindi si prolungava un po' di più. Fatto sta che a distanza di 10-12 mesi l'abbiamo finito e abbiamo capito che la cosa era interessante. Il corso, questo corso di autoapprendimento, siamo partiti in 35, che ha suscitato questa storia qua, era molto interessante, era molto sentito. In fondo al corso siamo arrivati in 5-6, completato e hanno portato a termine. Un po' perché era le prime armi, anche per noi era difficile e era impegnativo. Quindi chi si è stato non era possibile, bisognava metterci tanto del proprio. Però alla fine, insomma, siamo riusciti ad arrivare e abbiamo... Una cosa che ci siamo posti alla fine di questo corso, che abbiamo detto, beh, adesso che abbiamo imparato a giocare, giochiamo sul serio e facciamo un... Facciamo una prova pratica sul campo di quello che si può fare con Udoo. E quello che abbiamo fatto, abbiamo preso in considerazione una realtà che conosciamo abbastanza, che è del territorio, e alcuni di noi collaborano anche con le sagre paesane, abbiamo preso per spunto di informatizzare, di portare i flussi e sagra a forma Udoo. E quindi abbiamo creato questo strumento, prendendo dei pezzi che c'erano già in Udoo, l'abbiamo customizzato e alla fine è uscito. Abbiamo fatto la prima sagra, la seconda sagra. Fatto sta che ad oggi ci sono 6-7 sagre qua della zona, lo gestiscono tranquillamente e, insomma, non possiamo dire altro. Le nostre sagre sono informatizzate tipo McDonald's, che si possono ordinare, le casse sono tutte individuali, e concentrate su un unico posto, sì, su un unico server, le coordinate con le bibite, è tutto ben organizzato. Diciamo che il risultato si è ottenuto e siamo soddisfatti di questo. Infatti, i risultati che abbiamo raggiunto non è l'unico, però è stato uno dei più sensibili, perché tutti sappiamo cosa vuol dire una sagra. Abbiamo eliminato i tempi per pagare, e questo è stato molto interessante. Vabbè, partiamo allora con la presentazione. Vediamo che mi capisco. Eccoci qua. Quindi Udoo. Udoo in realtà nasce nel 2005 come Teaming RP in Belgio da un personaggio che è tuttora il responsabile coordinatore, che è Fabien Pincard. È nato come standalone, quindi funzionava sul singolo personal computer quella volta, poi nel tempo si è evoluto come OpenERP e in fondo 2014 è diventato Udoo. Oggi è andato un po' oltre in realtà, se voi vedete è nato come TinyERP e quindi come un sistema ERP. L'obiettivo che si era posto quella volta a Fabien Pincard era fare un open source, perché lui l'aveva sempre chiarito dall'inizio che il suo obiettivo era fare un open source. E lo è, ma in realtà oggi Udoo si presenta con una veste un po' diversa, anche migliore se vogliamo, perché non è solo un ERP a fine a sé, è un sistema di programmazione che ci consente fare anche l'ERP, diciamo che è modulare al punto tale che si può fare qualsiasi. L'abbiamo usato per fare la sagra, quindi e questo è un esempio. Quello che viene detto un framework, in altre parole. Però quasi tutti lo vedono. Mi piacerebbe che passasse l'idea che non è solo un ERP, è anche un ERP. Quindi, qua lo vediamo un po' in sostanza come funziona. In pratica ci sono dei moduli che vengono chiamate app, come quelle del telefonino. Ce ne sono a disposizione una miriade di questi moduli. Diciamo che i fondamentali sono quelli che vengono forniti direttamente da Udoo SA. Qua ne vediamo una schermata con alcuni, il primo a sinistra è la messaggistica, poi abbiamo il sistema di posta, il web. Ogni quadratino di quelli che voi vedete è un'app dedicata a un settore specifico. La più sta nel fatto che in realtà tutte queste app sono concepite, sono pensate, sono
immaginate per lavorare insieme. Noi possiamo ampliare il sistema di base inserendo nuove funzionalità semplicemente caricando una nuova app, un po' come quello che facciamo sul telefonino normalmente. La differenza di sostanza è che sul telefonino, quando carichiamo un giochino o un'app nuova, è una potenza in più che ci consente fare un'attività in più. In Odoo non abbiamo solo questo, abbiamo la possibilità anche di creare le funzioni. Quindi dal momento in cui andiamo a inserire una nuova funzionalità, non solo arricchiamo il sistema con una nuova funzione, anche quelli esistenti, perché in realtà la base di dati è la stessa, è condivisa. Quindi le informazioni transitano da un'app all'altra. La potenza vera di Odoo è proprio questo concetto, di aver messo ordine sulle informazioni, aver dato il lineamento grafica delle persone, si chiama RES Partner, e lì vengono memorizzate clienti e fornitori e tutti i contatti delle persone o delle aziende. App che vado a costruire o a utilizzare su Odoo si appoggerà su quella tabella per memorizzare le informazioni che a me interessano se riguardano i fornitori. Quindi in questa logica ha permesso costruire una piattaforma base sulla quale poi tutte le altre app funzionano. Alcuni dati di massima, com'è che funziona? È un sistema e ha un lato server e un lato client. Il lato server è un servizio web a tutti gli effetti ed è a sé stante, funziona, ha bisogno di sì, con un servizio che è in piedi e che risponde a una chiamata da un client. In questo caso un client si intende un browser. Il browser può provenire da qualsiasi piattaforma, da qualsiasi sistema, può essere un cellulare, un smartphone, un tablet, un PC, che abbia un browser, consente il dialogo direttamente al server. Questo ci consente di avere una flessibilità totale, perché immediata, che potrebbe essere quella di avere un singolo PC, dove io faccio girare il mio server, il mio servizio server, e nello stesso PC faccio funzionare il mio client, il mio browser. Quindi nella stessa macchina, nello stesso hardware, ho contestualmente le due funzioni. Sono autonomo, me lo porto in giro e ho tutto il mio servizio a disposizione. Questa è la situazione elementare e basilare. Allo stesso tempo, questa struttura ci consente di crescere in modo a scalare finché vogliamo, perché possiamo pensare a mettere il server in una di avere i client che sono i singoli PC e tutti si collegano al server. Automaticamente la cosa diventa molto più fruibile. Se per di più questo server lo portiamo in cloud oppure lo teniamo in azienda ma apriamo le porte per poter condividere l'informazione anche dall'esterno, ecco che diventa utile da qualsiasi posto dove ci possiamo trovare. Quindi capite benissimo che i presupposti ci sono tutti per poter fare quello che si vuole. Sono queste le cose che a noi ci sono piaciuti dall'inizio. Il modo in cui è strutturato e come è pensato è concettualmente potenzialmente infinito per fare queste operazioni. C'ha dei limiti, attenzione. Cosa c'è sotto il motto? È un open source, l'abbiamo detto, è fatto in Python, in JavaScript la parte del web, in XML e HTML. Diciamo che la parte più sostanziale del sistema è la parte Python, perché la parte JavaScript e HTML e XML viene creata, non dico automaticamente, ma è una conseguenza abbastanza ripetitiva. Una volta che si impara il meccanismo, ci si muove facilmente per fare le cose elementari. Dal momento in cui si le competenze specifiche come un po' dappertutto, però diciamo che il punto di conoscenza fondamentale per poter metterci le mani dal punto di vista della programmazione è Python. Gira sul database Postgres,
questa è una scelta che è stata fatta posto di essere esclusivo e quindi funzionare con Postgres, più che altro per concentrare gli sforzi e mantenere in piedi una situazione. Postgres comunque è uno strumento molto valido, non vale la pena andare a inventarsi cose diverse. Qualcuno si può anche pensare di mettere un norma specifico per un altro database, se lo vuole inventare, ben venga, insomma, non è che sia vietato. Che è web-based, quindi accessibile attraverso un browser. Ci sono utenti in tutto il mondo, l'Uducas parla di 3 milioni di utenti, potrebbero essere di più o di meno, essendo che è un software che viene scaricato migliaia di volte, non si sa effettivamente quanti ci siano gli utenti. Sono tanti, noi abbiamo avuto modo di conoscere su a Bruxelles, quando una volta all'anno che presentano la versione, fanno una mondiale, e vi posso assicurare che abbiamo conosciuto di utenti, c'è un'associazione svizzera, le poste svizzere, che hanno migliaia di utenti che usano Udo, quindi per crescere molto. Quindi 3 milioni di utenti potrebbe essere credibile come numero. Una slide che intende rappresentare il concetto di Udo. Perché fondamentalmente l'ho inventato, quando l'ho concepito e ancora adesso, ha questo come principio, cioè l'esigenza delle persone al centro dell'universo, quindi pone le persone e tutto attorno ci sono le app che vengono costruite volta per volta per soddisfare un'esigenza, una funzionalità richiesta. E sempre il punto è sulla centralità dell'utente e del fabbisogno che ha l'utente. Questo lo si vede facilmente man mano comincia ad entrarsi sul meccanismo che ad ogni funzionalità richiesta si parte con un'analisi molto concentrata su quello che sono le necessità dell'utente, in senso assoluto, senza dilungarsi con cose superflue. I moduli sono molto, se avrete modo di provare, carni, se vogliamo, non hanno tante buffigne, non hanno tanti campi in più di quelli che servono. È fatto apposta così, è scarno volutamente, perché l'idea è in uno scheletro di punto di partenza sul quale i principi sono ben saldi. Dopodiché ognuno lo si può migliorare o adattare alle proprie esigenze, ma i concetti essenziali restano validi, sempre tenendo al centro la persona. Questa che vi faccio vedere è la schermata proprio della possibilità che ha Udo, appena installato, vi dà la possibilità di installare queste app, che sono le app iniziali, quelle che porta con al momento in cui viene installato. Per installare un'app si reca su questa schermata qua, si clicca il pulsante installa e l'app è anche molto semplice da gestire se uno si vuole limitare a utilizzarlo in modo regolare. Ce ne sono delle app, se vogliamo darci un'occhiata velocemente, visto che non avendo domande che mi interrompono posso anche dilungarmi un po' di più. Allora, vi faccio un esempio, una carrellata per la gestione delle relazioni con gli utenti, con clienti e fornitori, Customer Relationship Management. Poi, quello che ci consente di definire, non so, le distinte basi, i cicli di produzione, i rapporti tra le macchine e come quale macchine fanno che cosa. Poi guardo di qua perché si vede meglio, ci sono gli acquisti, vabbè, la parte degli ordini di acquisti, l'accettazione anche l'emissione dell'ordine di acquisto, l'accettazione la vediamo dopo. Ci sono le bacheche che una specie di cruscotto per vedere l'andamento dell'azienda, posso avere dei cruscotti personalizzati performance o i dati che a me interessa visualizzare. C'è il modulo sondaggi,
che è molto utile, fa parte di quello che è di Odoo, che ci consente creare un sondaggio. Quindi io non solo posso costruirmi il mio sito web, che c'è l'app apposita per arricchire il sito web con i sondaggi. Installando questo modulo mi darà la possibilità di crearmi dei sondaggi dove potrò far parte e in fondo mi farà vedere i risultati raggruppati molto ben graficamente, molto curato, con dei Gantt, con dei programmi per vedere il risultato, è molto interessante. Poi c'è il blog, che anche questo fa parte della piattaforma del web, come c'è anche il forum, che dopo lo vediamo dopo, comunque blog, forum, sondaggi, sono tutti moduli che fanno parte alla parte di Odoo. Eventi è quello che ci consente di coordinare e organizzare un evento. Ci si può anche, anzi Odoo stesso lo fa, quando vi dicevo prima a Bruxelles, quando una volta l'anno fanno questi eventi, viene organizzato attraverso la piattaforma Odoo, appositamente, dove uno si iscrive, in quel caso si paga l'entrata all'evento, ti arriva il badge di partecipazione, e te lo stampi, ti presenti, e tutto della parte di chi lo deve organizzare viene tutto cablato, chi viene iscritto, chi ha pagato, chi non ha pagato, chi è autorizzato, quanti giorni, tutto ben coordinato. L'abbiamo utilizzato in alcune occasioni. Sito web, come dicevo prima, il modulo principale per realizzare il sito web. Vendite è il modulo che consente la gestione delle vendite, quindi creerà listino prezzi, sconti, varianti. Dipendenti è il modulo per poter gestire i dipendenti, potrò caricare lì i miei dipendenti con anche i suoi rapporti, quindi potrò dire che skill ha ciascuno di loro, che professionalità hanno ciascuno di loro, avendo anche là un punto concentrato per capire dove sono, chi sono i dipendenti, dove stanno, cosa fanno. Contatti, vabbè, sono quello che dicevo prima, i REST partner, tutti i contatti definiti in qualsiasi modo, che siano clienti, siano fornitori, siano contatti che ho conosciuto in fiera, che potranno diventare clienti, fornitori, devono finire dentro sui contatti. Marketing via email è il modulo che ci consente di fare il mass mailing ai destinatari. Anche in questo caso viene inviato un'email e viene tracciato chi l'ha aperto, chi non l'ha aperto, se è arrivato a buon fine, quando l'ha aperto, viene tutto veicolato attraverso, gestito attraverso questo marketing via email. E lavoro in rete, io non l'ho mai utilizzato, in rete penso che sia un processo che usano loro in Odoo e quindi l'hanno preso, l'hanno creato un'app apposta. E la funzione che ci consente di aggiungere sul sito web, sull'angolo inferiore destro, il pop-up che compare dando la possibilità di chattare direttamente con chi è in linea. In questo caso l'abbiamo provato, in effetti uno può delegare una o più persone adibite a questa attività e dal momento in cui un utente si collega al sito e clicca su questo nuvoletto dove viene richiesto, a me pop-up dicendomi attenzione che c'è una richiesta e posso rispondere immediatamente. Progetto è un altro modulo molto interessante di Odoo che consente la gestione dei progetti e gli stadi di avanzamento. Quello che viene chiamato normalmente i Kanban, che sono quelle lavagne Kanban dove c'è la seconda colonna, quelle che sono in corso, la terza colonna, quelle fatte, la quarta è quello che è finito verificato. I Kanban sono i stadi, vengono gestiti da questo modulo che si chiama progetto, che per di più, se configurato correttamente, anche di quadrare economicamente la gestione del progetto. Quindi non solo posso gestire l'avanzamento dei progetti in quanto a tempi, ma posso anche tener conto di un ambito dal punto di vista economico, quanto mi è costato questo progetto, quanto l'ho venduto e quanto è a questo progetto. Quindi ho una gestione sia temporale, sia di stato d'avanzamento, anche economica.
punto vendita è la, diciamo, il modulo fondamentale che, dal quale noi siamo partiti per creare il modulo per le sagre. Cos'è il punto vendita? È il POS, che viene chiamato, che è il classico punto del supermercato. La cassiera del supermercato di fronte a sé si trova un POS. E qua il punto vendita di Udoo fa proprio questo. Si trasforma, non è più la schermata che abbiamo visto, questa qua classica di un web, viene rimodulata totalmente, scompaiono tutti i pulsanti dell'interfaccia web e diventa esattamente quello che è una vista del supermercato, con tutte le icone, con i disegni dei prodotti che sono. Accedendo, cliccando su ciascuno di essi, posso caricarli, mi dà il totale, insomma, classico supermercato. Presenze è il modulo delle presenze, dove posso timbrare attraverso barcode o sistemi di autenticazione. Ci sono anche degli hardware adibiti, fatti apposta per Udoo, per andare in sincronia e gestire le presenze del personale. Permessi e ferie e l'automazione per poter gestire ferie, quindi ci saranno dei moduli nel quale io posso fare la richiesta, verrà inoltrata a chi di dovere, se autorizzato mi tornerà indietro, insomma tutta la gestione viene automatizzata. Pranzo sono i pranzi, la possibilità di badge di pranzo, le presentazioni del pacchetto web e consente, come in questo caso noi, questa presentazione qua, se vogliamo, se volessimo farlo, e probabilmente lo faremo, verrà caricata direttamente la presentazione del nostro Udoo. Quindi le slide, quelle che stiamo vedendo adesso, rimarranno dentro sul database di Udoo e saranno consultabili. La videoconferenza non ha senso tenere nel proprio database e quindi verrà caricato su un sistema di web sharing, di video sharing, YouTube o quello che si vuole, e metteremo il link a quel sistema di condivisione. L'utente non si rende conto della differenza, vedrà le slide che se li può scaricare e vedersele. Cliccando il link della visualizzazione vedrà la presentazione. Riparazione è il modulo per gestire il sistema di riparazione dei PC o delle macchine che vengono in riparazione, quindi viene fatta una scheda per ogni lavoro. Cosa è stato fatto? Magazzino è il modulo che ci consente di gestire il magazzino e non è molto moduli più corposi, perché in realtà sotto il magazzino c'è tutta una gestione molto elaborata e molto ben fatta, per dire la verità. È una delle cose solide di Udoo, dove i magazzini vengono gestiti in vari modi, in vari sistemi. È piuttosto articolato questi magazzini. La più semplice è definire un magazzino dove io carico la merce attraverso l'entrata degli acquisti e mi tiene conto delle giacenze. Da lì si parte e si elabora situazioni anche molto più complesse. Note e il block note classico. Assunzioni, io non l'ho mai utilizzato, penso che si riferisca a questo qua che abbiamo visto prima, lavoro in rete, sarà abbinato con quello. Assunzioni è il modulo standard che viene sempre installato, è un modulo di default, viene installato sempre in Udoo, che è quello che consente il dialogo tra tutti i che sono collegati, che sto lavorando nel mio gestionale. A certo punto posso chattare con il mio collega che è dall'altra parte dell'azienda, attraverso questo modulo comunicazione, tipo un WhatsApp, un Telegram, quello che volete, e gli compare il pop-up diretto. È interessante perché l'azienda non esce dalle quattro mura e i dati che vengono transitati, che transitano attraverso questa chat, sono tutti custoditi e tenuti allo stesso livello di tutte delle informazioni, quindi ci si può anche fidare un po' di più, anzi ci si può proprio fidare. E poi ci può anche adeguare per le proprie esigenze, creando dei canali, magari per chi, non so, per quel determinato cliente creiamo un canale apposito, in modo tale che teniamo tracciato cosa diciamo di lui perché le prossime volte. Cioè, un modo nuovo di vedere il gestionale, gli ERP, visto come uno strumento di aiuto per le casistiche. Manutenzioni.
e il sistema di manutenzione per i macchinari, piuttosto che no, va bene, si potrebbe gestire l'automobile, ma fondamentalmente è dato per gestire i macchinari, per capire se ogni tot mesi o tot ore di lavoro devo tiene conto il calendario, mi fa vedere che questa macchina ha subito o deve subire, quindi verrà interrotto o verrà fatto dei lavori particolari. Forum, abbiamo detto prima, che fa parte sempre della parte web. Fatturazione è il modulo principe della perché tutta la parte amministrativa ed aziendale, quindi il modulo principe in assoluto che non può mancare, da e si ferma a fare la fattura e buonanotte, a chi deve farsi la fatturazione e la contabilità in casa, che allora ci sono tutta una serie di moduli. E-commerce è un altro modulo interessante che va agganciato sempre al sito web, nel caso in cui io intenda vendere al mio sito web, dovrò installare questo e-commerce e mi darà la possibilità di mettere gli stessi prodotti che li ho caricati per la mia gestione interna, scelgo io, soltanto quelli che scelgo io, saranno visti anche sul sito web, con tutto il processo di acquisizione, di pagamento. Qua tenete presente che emerge la potenza di Odoo, perché in effetti dal momento in cui io ho un'unica grafica dove ho un'unica giacenza e lo stesso prodotto me lo sta comprando una persona in web e lo sto vendendo a una persona che è davanti a me, un altro c'è sul post che lo sta prendendo un prodotto, dal momento in cui uno lo vende, gli altri sono bloccati perché la giacenza è andata a zero e non vende più nessuno. Questa facoltà, questa possibilità è proprio dal fatto che in cui i dati sono condivisi e sono univoci. Quindi uno solo è il pezzo a disposizione. Chi l'ha venduto, trovano zero, non vendono più niente. Questo potenzialmente è un'arma molto, molto interessante, molto potente. Note spese e la mette ordine a quello che sono le note spese che si tengono per conto dell'azienda. Tracciare e autorizzare queste spese, c'è il moduletto che sembra banale, ma in realtà si perde un sacco di tempo. Di tempo per tracciare, per tener conto di queste note spese, che ne vale la pena creare un moduletto dove ognuno si carica di chi deve autorizzarle, si trova già l'elenco caricato, dice sì o no, quando è autorizzato l'amministrazione si trova già il conto fatto senza dover rincorrere se le note spese erano giuste o sbagliate, chi le ha fatte. Chat in diretta dal sito web, beh, si parla da sé. Calendario ovviamente all'interno del pacchetto, anche questo è installato, come dicevamo, anche la chat, la parte di comunicazione immediatamente appena si installa Odoo viene per default installato il calendario. Parco veicoli e la gestione di un parco veicoli, che uno c'è una delle automobili da dover gestire con le assicurazioni, le scadenze, la manutenzione, tutto quanto viene coordinato e garantito. Come avete capito qua, insomma, ce n'è carne al fuoco per andare avanti a più non posso. Io dalla mia esperienza vedo che non c'è una realtà che io conosca che non ne possa trarne vantaggio, perché tutti questi automatismi quello che fanno è diminuire il lavoro manuale, perché non viene ripetuto, perché viene inserito solo una volta e giovare tutto il resto. Quindi chiunque di voi che mi sta ascoltando sicuramente avrà visto su queste una cosa che dice, ah, ma questo potrebbe servirmi, in effetti ci perdiamo del tempo, magari tizio fa una cosa, taglio fa un'altra, alla fine ci perdiamo tanto tempo, così si viene coordinato. Dicevo che queste app qua sono le app essenziali, quelle che vengono proposte dal modulo Odoo dal momento in cui viene installato per prima volta. Tenete presente che dietro queste app ce ne sono tantissime, ma veramente tantissime, voi immaginate quante ce ne sono, di vari tipi, di vari livelli. Dietro queste qua ce ne sono delle app successive che Odoo mette a disposizione in più, che si possono scaricare. C'è anche il marketplace,
bestia, perché si può acquistare dei moduli messi a disposizione di chi li ha costruiti. Può essere Udo stessa o possono essere anche dei partner delle soluzioni già pronte. Possono essere anche persone singole che si propongono come realizzatore di queste app. Quindi ce ne sono migliaia. Forse una delle cose più laboriose di Udoo è riuscire a classificare, a capire quali sono le app a disposizione, cosa si può fare e cosa ci permettono di fare. Proviamo ad andare avanti sulla prossima. Qua è la vista, quando avete installato Udoo sarebbe la versione 12, che adesso è quella che sta maggiore. Appena installato vi dà questa visione qua, cliccando sulle icone vi apre la, in questo caso qua sono state installate queste applicazioni, ne installate più icone compariranno. Bene, come si fa a mettere qua? Allora, io ho cercato di mettere un po' chiarezza su questa chiacchierata qua, serve più che altro per mettervi in chiaro come funzionano, come cos'è il dietro le quinte di Udoo in realtà. Perché capisco che è bello, ma bisogna capire con chi abbiamo a che fare. Se dobbiamo fare un giochino, ci va bene anche una prova e va bene così. Udoo in realtà è uno strumento professionale e richiede delle professionalità anche competenti in materia. Quindi abbiamo identificato tre aree funzionali che determinano le richieste di cui ha bisogno Udoo per essere all'altezza delle sue capacità. La parte sistemistica, che riguarda l'installazione del sistema, quindi qualcuno che sa effettivamente come si installa il sistema, mantiene, è importante tener conto delle funzionalità continuative, quindi ci siano dei sistemi di controllo per capire se il sistema sta funzionando correttamente. Questa parte sistemistica richiede delle competenze professionali precise. Non ci si può improvvisare sistemista se non a rischio di farsi male. Ma in qualsiasi aspetto è così in Udoo. È molto semplice, ma bisogna stare attenti, non è proprio... Quindi il sistemistico, abbiamo detto, chi deve installare il sistema operativo e il sistema in sé, tutto quanto. Funzionale è capire come sono i flussi internamente e in una realtà, qualunque essa sia, se parliamo di una scuola, parliamo di un'azienda, parliamo di un'attività, teorici di cui ha bisogno per conoscere la materia fino in fondo. Non c'entra niente col funzionale a questo punto, deve capire quello che... conoscere questi processi come sono visti dal punto di vista di Udoo, quindi deve sapere che sì, io ho bisogno di questa funzionalità, ma in Udoo questa funzionalità come viene vista? Perché magari c'è, ma è vista in un modo diverso, quindi è importante conoscere queste varianti. Vi dico, tante volte i punti di vista di Udoo non coincidono con le nostre, un po' perché noi siamo abituati a lavorare con strumenti, avendo a disposizione strumenti innovativi, vuoi la chat, vuoi il web, vuoi la condivisione, ti consente di vedere, dare delle soluzioni, importante sapere cosa è che passa al convento, cosa è che Udoo mi propone per risolvere questa mia problematica. Un'altra cosa importante, OCA, che qua nasce, questo è un altro layer, un altro livello di conoscenza. Finito tutte le applicazioni che abbiamo visto, contenitore che si chiama OCA, che è l'associazione e la comunità che affianca i progetti funzionalità aggiuntive. Quindi gran parte delle funzionalità che Udoo non si propone di risolvere, proprio per motivazione, come dicevo prima, Udoo non ha intenzione, non gli interessa andare fino in fondo a risolvere tutto nel piccolo dettaglio. Mette giù qua tali e per il resto ci si appoggia ad altri. La fonte OCA, OCA,
è l'unica fonte vendibili, affidabili, su quale ci sono tantissime app a supporto di quelle che sono le funzionalità che mancano e che noi ne abbiamo bisogno. Il personale deve sapere di cui ho bisogno, cosa Udo mi dà come soluzione e cosa posso trovare anche in altre Udo, come in questo caso OCA sarebbe la prima fonte. In questo caso qua non serve che il funzionale sia informatico, che faccia il suo mestiere di funzionale, deve sapere i processi, deve conoscere come stanno le cose e cosa Udo mette a disposizione. Se questo lo sul punto di vista più conosciuto per tutti, l'amministrazione di un'azienda, la parte contabile è parte funzionale, perché capire come va registrata una fattura piuttosto che un cespite o sono delle competenze che riguardano una persona che deve sapere come va registrato quel bene, deve sapere in Udo come viene registrato questo bene, deve sapere se c'è in OCA un'alternativa, se non, per fare quella funzionalità che a me serve. Quindi qua non si parla di informatici puri, qua si parla tutt'altro che informatici, sono funzionali. Deve al funzionale, cioè funzionale sa quello che gli serve, non sa come realizzarlo. Il developer conosce Python, conosce HTML, JavaScript, SQL e Git, che sono strumenti da Git, un repository, un sistema di versionamento, che sono talmente diverse una dall'altra, che sono incompatibili anche tra loro, perché difficilmente un funzionale fa bene sistemista, anche questo è una funzione ben precisa, quindi sono delle funzioni ben diverse che per mettere in piedi Udo ha bisogno di questi supporti. Poi vi dirò il caso opposto, che in realtà di questa cosa qua serve se io ho bisogno di una situazione stabile, sicura e affidabile. Cioè, si può fare anche molto più facilmente. Io ho fatto il discorso delle funzionalità. Per far che tutto questo qua funzioni e stia in piedi, in realtà c'è un flusso di attività che noi l'abbiamo cercato di rappresentare attraverso questo. Se vogliamo partiamo dalla parte, anzi partiamo proprio dal verde, Udo in basso a destra, che sarebbe l'Udo casa madre. Udo casa madre ogni anno emette una versione aggiornata, una release nuova di Udo, adesso siamo alla 13, ogni anno negli ultimi 4, 5, 7 anni è uscita una versione nuova. Quindi Udo rilascia una versione, una struttura nuova, dove viene migliorata, cambiato, modificato, cosa, arricchito da qualche funzionalità che prima non c'era. Contestualmente c'è la parte non mi piacerebbe, va bene, comunque andiamo all'incontrario, dall'Udo andiamo all'OCA, perché la parte in seguito a Udo c'è l'OCA, che sarebbe la community che segue Udo nello sviluppo e ci dà copertura delle funzionalità che in Udo magari non vengono coperte. Infatti bisogna che corregga questo grafico dopo, quando pubblicherò le diapositive le metterò in ordine, sono scambiate, quindi sarebbe Udo il primo punto di partenza che crea il release annuale del versionamento. Poi c'è OCA, collabora nell'arricchire le funzionalità che Udo non fa. Poi c'è Udo Italia, quello azzurro, che in realtà è quella che si occupa di ulteriormente potenziare il sistema, perché se Udo fa solo la Udo USA per fa l'essenziale e OCA mette quello che manca perché ci sono cose che mancano, ovviamente che della contabilità italiana i due gli interessa niente, perché a Bruxelles non ne frega niente. L'OCA internazionale, che cosa, cioè non riusciranno mai ad entrarsi nei meandri delle leggi e dei meccanismi contorti e difficili che noi abbiamo a gestione. Quindi ecco che entra in gioco la comunità italiana, che è Udo Italia. E qua si occupa proprio della localizzazione,
dell'aggiustamento e della realizzazione dei moduli che sono necessari per le realtà locali. Questo strumento è mondialmente riconosciuto, quindi questa struttura è replicata in così in ogni paese, quindi come c'è UDU Italia, c'è UDU Spagna, c'è UDU Messico, c'è UDU per localizzare ulteriormente e dare le risposte necessarie per quel paese. In questo cerchio ci siamo messi anche noi, che in realtà anche noi facciamo la nostra parte, perché anche se abbiamo tutto ciò che abbiamo detto fino adesso, non è che il cliente sia contento, magari serve, come il caso della Saira specificatamente, è così. Né Bruxelles, né OCA, né UDU Italia avevano pensato a questa cosa. Noi abbiamo realizzato il programma per la Saira. Quindi voglio dire, queste sinergie fanno sì che il sistema funzioni e dia un risultato. È un po', non è complesso, è chiaro, bisogna capirlo come funziona, bisogna essere dentro nella materia, noi ci ha voluto un po' di tempo a entrare, a capire questa cosa, ho cercato di rappresentarvi questi passaggi in modo più chiaro possibile. Ovviamente questo è un circolo virtuoso, perché ognuno di questi soggetti contamina quello successivo e quello precedente con delle proprie difficoltà o problematiche che può aversi trovato. Quindi succede spesso che OCA trasferisce su UDU delle conoscenze, o anzi UDU si prende su OCA delle funzionalità che sono interessanti, se le può, o UDU Italia trasferisce conoscenze che ha acquisito la chiusura del bilancio, lo mette a disposizione dell'OCA a tutti, chiunque ha questa esigenza, che è una cosa sentita magari in altre nazioni, e così viene coinvolto e condiviso. Noi abbiamo messo la nostra Saira a disposizione, oltre che altri che abbiamo realizzato per la gestione della qualità e per altri aspetti, li abbiamo messi a disposizione nel repository di OCA. Quindi questa è una virtuosa, ognuno collabora e contribuisce a un fine comune. Quindi andiamo avanti. Adesso vi faccio una piccola carrellata sullo specifico cosa fa ognuno di questi personaggi. Ok, cosa fanno ognuno di questi personaggi? Abbiamo detto UDU, in questo caso si parla di UDU Bruxelles, casa madre, ha due tipi di edizioni di sistemi di vendita, chiamiamolo, sono distribuzioni, chiamiamole due distribuzioni. Una che è la versione community di UDU e una versione enterprise. Perché qua qualcuno sicuramente si chiederà, ma sì, ma questo UDU che si mette tutti gli anni in versione nuova, dove trova i soldini per farlo? Beh, come tutte le gli aspetti informatici, c'è una possibilità di trarre... UDU l'ha trovato attraverso questo utilizzo dell'UDU Enterprise. E cosa consiste? Fondamentalmente... si utilizza delle risorse a servizio, quindi io acquisto delle app che vado a utilizzare o nel loro server o nel mio, compro le loro funzionalità e le utilizzo. È un sistema che io mi dimentico di tutto il resto, mi dedico semplicemente a usarlo, quindi ne faccio uso. UDU mi supporta, mi dà la capacità, mi dà il supporto tecnico e mi assiste nel caso ne ho e quindi posso usufruire. Attraverso questo servizio di supporto UDU si finanzia e continua a crescere. Ho un tipo di licenza che è una licenza proprietaria di UDU, è supportato da UDU SA. C'è qualche app aggiuntiva che nella versione community non viene rilasciata, appositamente, perché succede sempre così, che pagando ci sono alcune funzionalità in più, è fornita come quindi pago in funzione alle app che vengo utilizzato e posso averla o in casa mia, quindi nel mio server, oppure nel server di UDU. Sono entrambe le possibilità, sono ammesse. Questa è l'UDU Enterprise. UDU Community cresce parallelamente, quindi ogni anno viene rilasciato entrambe le versioni, quella Enterprise e quella Community, ha una licenza diversa, LGPL, quindi una licenza
è supportato dalla comunità, quindi viene tutta la parte che noi ci siamo addentrati è stata sulla parte comunitaria, e si può installare, vabbè, su un singolo PC, quindi io me la posso scaricare e installare sul mio PC, su un server locale, o vi parlavo prima. In questo caso le app sono tutte disponibili, non ci sono limiti, tutte quelle della community posso installarmele senza limiti. E dovunque voglia farlo, la versione community non ha nessun livello di restrizione. Continuando con il cerchio, come dicevamo prima, c'è UDU, prima, poi c'è OCA, che è l'associazione che segue questo UDU. E cosa fa questo OCA? Si occupa di mantenere, di seguire UDU nello sviluppo, coprendo le funzionalità aggiuntive, quindi mantiene i moduli aggiuntivi fatti dalla comunità, garantendo la qualità del software. Quindi è molto interessante questa realtà qua di OCA, perché cos'è che fa? Non solo va a coprire complementare i servizi che io propone UDU, ma dà anche un modo di garanzia del software che viene rilasciato. Poter pubblicare e che venga accettato e distribuito un software attraverso OCA, processi di verifica molto severi e molto interessanti. Difficilmente un'app che viene rilasciata OCA, come anche quelli di UDU, ha dei bachi evidenti. Cioè, tutti hanno, ci mancherebbe altro, non saremmo informati se non ci fossero dei bachi, che ci sono intrinsecamente, però effettivamente il modo in cui lavora OCA ci garantisce, ci dà la possibilità di avere un software molto, quindi mantiene moduli aggiuntivi della comunità garantendo la qualità del software, coordina lo sviluppo dei moduli aggiuntivi, quindi anche in questo caso il modulo che mancava in realtà era l'unione di due moduli esistenti, mancava la condivisione di queste due funzionalità. Noi abbiamo proposto, hanno considerato che poteva andare bene, quindi l'hanno accettata. Quindi anche il modo in cui, la direzione in cui si sviluppa, su cui cresce, viene mantenuta, viene gestita da questa OCA. Garantisce il funzionamento e l'allineamento del modulo Community Edition o Document Build. Diciamo che ogni rilascio che fa UDU casa madre, OCA lo prende giusto un pochino perché si renda compatibile a tutti i moduli che OCA mette a disposizione e rilascia questa versione che si chiama UDU, aggiunto di qualche cosina in più. Supporto alla comunità locale e localizzazione della contabilità. Anche in queste comunità locali, come anche noi in questo caso, per sviluppare, per migliorare, per far crescere sia la collaborazione in cui approcciarsi, come condividere. Noi a Pordenone abbiamo fatto già due sprint code, contribuito a migliorare la situazione, in qualche modo si riunisce personaggi, persone che hanno interesse, in quell'occasione OCA ci ha supportato anche dandoci delle indicazioni come si realizzano questi dandoci anche dei suggerimenti, illustrandoci come hanno fatto da altre parti. Quindi è molto interessante. Che vantaggi ho direttamente nel partecipare a questo OCA? Beh, se sei un programmatore o anche un funzionale, è molto interessante. È veramente per persone che vogliono crescere, perché c'è una sete di apprendere e di migliorarsi che poche volte si trova. Quindi in realtà avvicinandoti a questa comunità di persone entusiaste nel condividere le proprie conoscenze e farti crescere contestualmente a te, in OCA lo si trova. Quindi comunità attiva, aperta alle proposte, disponibilità di strumenti per il, sono due strumenti che ci consentono sviluppare nuovi moduli e contestualmente testarli automaticamente perché non ci
bug o dei problemi. Quindi c'è un meccanismo che nel sviluppo informatico viene chiamato un CICD, che fa dei test automatici per software che io ho fatto, superi questi test. Questa piattaforma che consente fare questi test è supportata da OCA, da OCA. Acquisizione e metodologie standard di sviluppo, anche qua è molto interessante, si può sviluppare, ci sono tanti modi per sviluppare, a scuola, all'università ci hanno insegnato in un modo, qua incontri con un altro sviluppatore, magari dici io lo farei così, tu lo farai colà, ognuno di noi ha le nostre idee, per l'amor del cielo. In OCA ti porta un po' più standard, perché essendo in tanti che possono dare il proprio punto di vista, alla fin fine si trova un denominatore che probabilmente è la giusta via che in tanti viene condivisa. Quindi cresci professionalmente perché impari a programmare in modo standard. Analisi funzionale generale, perché ti permette di valutare e di conoscere flussi o attività non sapevi. Traduzioni, anche qua ce n'è un sacco di lavoro da fare per le traduzioni, e le normative che sono soggette a queste attività. L'OCA è una bellissima opportunità per chi vuole crescere, questa è la sostanza. Andiamo al terzo anello, il terzo passaggio, Udo Italia, associazione italiana che di cui noi facciamo parte, anzi io ne faccio parte anche del consiglio. È stata rilanciata l'anno scorso, abbiamo fatto un incontro a Firenze, questa fotografia risale in quel momento là, è stato molto positivo, delle pacche sulle spalle che non si fa frequentemente in informatica così a distanza, è stato molto interessante. E cosa fa questo Udo Italia? Beh, si occupa delle cose funzionali che abbiamo bisogno in Italia e che gli altri non lo fanno, quindi giustamente abbiamo bisogno di questo. Anche per come proporci, come organizzarci, adesso è cambiata la normativa ulteriormente per la fatturazione elettronica, come ci muoviamo, coprire, proposte facciamo, Udo Italia viene a rispondere a queste e a tante altre cose. Pensa a considerare che c'è il forum a disposizione, fare delle domande, un forum aperto, può andare dentro, porre la propria richiesta, consultare quelle precedenti, in italiano è facile per chi magari si approccia per le prime volte. Quindi anche qua siete benvenuti, se volete venire, ce n'è da fare finché si vuole, documentazione, a più non posso, promozione, ne abbiamo per tutti. Gruppo Udo PNU è il quarto anello del cerchio, che è quello che dicevo, che noi direttamente abbiamo portato e contribuito in modo diretto. Quello che è Udo, bellissimo strumento che è stato concepito nelle nostre attività, che cos'è questa qua? In sostanza abbiamo pensato a uno strumento semplicissimo. Al posto di avere tanti meccanismi per nerd, abbiamo detto perché non un contenitore che si chiama ISO, un unico file, tutto ciò che serve per far funzionare Udo in modo tradizionale, in modo italiano, nessuna necessità di configurare, di fare niente. Quindi abbiamo creato un ISO, quindi un formato standard, che voi scaricandolo del PNLUG e convertendolo in una chiavetta USB, lo cacciate dentro sul vostro computer quando è spento e fate la chiavetta USB formatata in questo modo e otterrete, come vedete lì nella slide in mezzo, Udo funzionante localizzato in italiano con tutti i moduli per la contabilità, per quello che richiede la normativa italiana, e in più con tutti i moduli OCA. Quindi è un pacchetto completo, toccare assolutamente niente del vostro PC, perché il vostro PC basta che togliete la USB, lo spegnete, togliete la USB, lo riaccendete,
computer Windows, potete tranquillamente usare questa chiavetta USB, accendete, lo usate, lo provate, vedete come funziona, fate un po' di giri. Se vi piace, se vi interessa, c'è l'iconcina installa. A quel punto dalla chiavetta si trasferirà sul disco interno del computer in connessione o a sostituzione di quello che c'è già, vi scegliete voi quello che volete, e avrete il vostro UDU funzionante subito disponibile. Quindi, sebbene sopra vi ho detto che per far funzionare UDU servono le figure professionali, c'è questa seconda via, che è il modo più semplice assoluto per poter provare UDU direttamente a casa vostra e usarlo quando volete senza limiti. Ci sono le istruzioni per come si crea la chiavetta USB, è molto semplice, anche se non siete entrati nel meccanismo, vedrete che vi trovate. Questa è disponibile già da subito. Il progetto Sagra è quello che dicevamo, è il progetto da cui sono dedicate per fare le sagre paesane, è un progetto che se tutto va bene quest'anno rilasseremo la versione più aggiornata, dove funzionalità migliorativa, qualche schermata più carina, qualche automazione migliorativa, comunque sta funzionando in diverse sagre paesane. In questo caso vi interessa, mettetevi in contatto e vedremo di cosa si può fare. In questi casi qua noi cerchiamo non dare la risposta, perché non è che sia nostro mestiere andare in giro per le sagre di sera per vedere se funzionano o non funzionano. Noi semmai possiamo insegnarvi come si può installare il sistema, insegnarvi come si fa a installare UDU e come si fa a installare il sistema Sagra, e dopo portate a casa alla vostra Sagra e lo gestite in autonomia. Un po' perché la distanza e le distanze sono quelle che sono, ma anche perché non è il nostro mestiere. Noi lo abbiamo fatto come un esercizio pratico, una cosa divertente e utile, ma non è la nostra attività principale, ma siamo contenti a trovare persone che si appassionano e gli entrare su questo mondo di UDU. Siamo arrivati quasi alla fine. Qua io vi lascio tutta una serie di documentazione, di link relative a documentazione o punti di interesse da dove potete partire a chi avesse interesse nell'approfondire questa cosa. Quindi abbiamo i portali fondamentali, che sono quelli sopra che ne ho parlato fino adesso, quindi da UDU fino a OCA fino al PNLUG. Documentazione dove trovate di tutto di più. Ci sono le fonti ufficiali, ci sono le fonti alternative, ce n'è di tutto di più. YouTube, già il sito fondamentale, il sito UDU Italia, sì, UDU Bruxelles ne ha tantissimo. Come libri, noi ci siamo trovati, ce ne sono anche altri, adesso ce ne sono altri a disposizione, oltre a Daniel Reis che scrivono, e sono molto chiari, sì, intuibili per chi vuole addentrarsi. C'è il libro funzionale, che è questo qua di Greg Moss, che quello non è male, che è Mantaglia Gaiar, che è il responsabile India di UDU, che ha scritto questo funzionale book della versione 10. Una parola per vi anticipo, magari chi non lo sa, le versioni di UDU cambiano ogni anno, quindi aumenta di un numero come la 11, la 12, in realtà dal punto di vista funzionale è quasi, sono poche differenze, no? Funzionalmente non è a volte le funzionalità da una versione all'altra. Attenzione però, il passaggio di versione in UDU non è come il passaggio di versione in un sistema, che passaggio di versione quasi indolore. In UDU, essendo che ogni versione porta delle migliorie, anche delle volte consistenti, importanti, la 10, la 11, la 12, richiede un intervento professionale, ci vuole un qualcuno che sa metterci le mani, perché alle volte le tabelle vengono nominate diversamente, vengono aggiunti o tolti dei campi, vengono gestiti in modo diverso, quindi è possibile farlo, ma sappiate che non è una cosa avanti, 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 passo alla versione successiva. Richiede un piccolo impegno, se siete in grado di farlo bene. Se scegliete la versione Enterprise, quella di prima che dicevo di UDU a Bruxelles, incluso nel prezzo delle app che voi comprate, che pagate ogni
ogni anno per il servizio. Loro fanno anche l'avanzamento di versione incluso nel loro, nel canone. Quindi in quel caso sì, e viene gestito in modo trasparente. Nel caso community non è automatico, ci sono dei tool apposta per farlo, richiede un po' un piccolo impegno. È giusto che lo sappiate, che magari non sappiate che quando dovete passare a quella successiva richiede un po' di intervento, un po' di vostra buona volontà. Ah, siamo arrivati all'ultima diapositiva. Si è sparito un logo, vabbè, quello dello Dupino. Vabbè. Io grazie per averci fatto compagnia. Ringrazio Giorgio Favaro che ci ha supportato con la conferenza, che sembrerebbe che abbia tenuto non vedo particolari esigenze, quindi mi sembra che sia tutto a posto. Se ci sono delle domande, ben volentieri sono qua a rispondere. Se qualcuno... Hanno delle domande da parte di Tiziano, se scorrer indietro la chat. Allora, una era riferita ai moduli e chiedeva dei moduli qualcosa riguardo la contabilità ordinaria. E puoi leggerla, perché io la chat non la... Molto, scrive brevemente, infatti avevo chiesto che estendesse un po' il concetto, ma è ancora invitato a farlo. Molti moduli e la contabilità ordinaria. La contabilità ordinaria dipende cosa si intende per contabilità, nel senso che io seguo anche professionalmente, quindi non solo dal punto di vista come PNLUG, ma anche come informatico, e vi posso dire che l'area contabile, a ogni azienda che vado dentro, ad ogni azienda che mi viene chiesto di dare il parere, trovo il contabile di turno che mi dice: ma la contabilità, sì, cosa intendi tu per contabilità? Perché tutti danno per scontato che la contabilità sia quella, ma non è vero, ve lo dico io, perché se vado ad un'azienda, io faccio le fatture, la contabilità c'è, le fatture le fa, bene. Vai ad un'altra azienda, no, ma io faccio anche l'IVA. Sì, infatti si può fare, la dichiarazione dell'IVA c'è. E no, ma io faccio anche i cespiti, faccio anche... e incominciano a metterci tutto quello che... Effettivamente ci sono migliaia di moduli necessari per arrivare a tutta la contabilità italiana necessaria. E c'è tutto quello che serve per sopperire alle esigenze normative italiane, ci sono sui moduli OCA, intendiamoci, non UDU e Bruxelles. Su moduli OCA ci sono. Per poterli utilizzare non è così immediato come le app che abbiamo visto prima per gestire gli appuntamenti o per fare i progetti. La parte contabile richiede il supporto di un funzionale che sia in grado di capire quello che vi rispondono alle vostre richieste, e richiede anche una fase di setup, di personalizzazione per far sì che funzioni. Quindi, come contabilità, vi posso dire, io ne ho dei clienti che la stanno gestendo al 100% in casa. Quindi si può fare, non è un problema, bilanci, partite aperte, cioè si può fare quello che si vuole. Effettivamente ci sono anche dei limiti dal punto di vista che non può farlo un contabile, perché a quel punto sono il primo a dirvi, infatti qua ci sono, come abbiamo detto sulla presentazione, ci sono dei punti deboli in UDU, non vi conviene. Se non avete per sostituire al vostro gestionale, nel quale magari lo state usando da qualche anno e avete fatta per quello che vi serve, state attenti, perché in realtà UDU è uno strumento molto più potente, molto più performante, ha delle ambizioni molto più in là che se non fare la contabilità. Il punto d'arrivo finale è fare la contabilità, probabilmente UDU non è la risposta ideale. Contabilità è inteso come un'area, ma non è il centro dell'universo. Sappiate che quando lo volete affrontare è spinosa, perché va vista dal punto di vista visto in UDU, e richiede delle competenze adeguate. Questo non è detto che non si possa fare, si può fare.
però non è per tutti. Secondo me, se uno vuole fare la contabilità specifici, che fanno benissimo il suo lavoro, magari se fossero open ancora meglio, ma prendere Odoo per fare la contabilità non me la sento di suggerirlo. Tiziano ci arricchisce la domanda, ma penso tu abbia risposto, chiede prima nota, clienti, fornitori, bilancio. C'è tutto. Ok, invece Maurizio ci chiede, ci sono app orientate alla scuola? Per le scuole c'è un'app molto interessante che anche Giorgio Favaro, se sarà in linea, ci potrà illustrare anche meglio. E più che un'app, è proprio un modulo molto corposo che ha per scopo la gestione, per quello che ne so io, ma dopo magari se Giorgio vuole fare due parole, e non del punto, tanto dal punto di vista dello studente, quindi la condivisione, la possibilità, come in questo caso, di far video lezioni. Da quando io l'ho provato, che l'ho provato a installare un paio d'anni fa, ho visto che ha una gestione dal punto di vista amministrativo delle scuole, quindi posso definire le aule, i professori, gli orari, la gestione, le coincidenze, le presenze, le assenze, e non dell'utente. Ecco, vedo Giorgio che si sta approcciando, ha sentito subito il richiamo alla forza. Prego Giorgio. Stiamo studiando questa app perché serve diverse scuole, è vero, a un livello molto ampio, nel senso che è quasi come obiettivo ha proprio la formazione a 360 gradi, si integra tra l'altro con Big Blue Button ed è uno dei motivi per cui io ho scoperto poi Big Blue Button e l'ho approfondito. E va su Odoo ovviamente, ho preso contatto anche con gli sviluppatori, ovviamente una delle criticità maggiori in questo momento, quindi rilancio ancora una volta il discorso che facevi prima sulla comunità e sull'importanza di questa, perché quella è l'unica via che potrebbe mettere, diciamo, di andare verso questa direzione. Ha una serie di moduli che sono appunto gratuiti e installabili liberamente, invece ha anche tutta una serie di moduli molto più strutturati, però insomma richiederebbe magari un attimo di approfondimento, che forse non è l'obiettivo di questa, non voglio portar via troppo tempo, però sì, esiste, noi la stiamo studiando, siamo in contatto con gli sviluppatori compatibilmente col periodo, perché anche però a noi, secondo noi è molto interessante, e stiamo cercando di fare gruppo proprio per capire in Italia e basta, insomma, per il momento non voglio. E persone che hanno l'esigenza, magari si fa un elenco della spesa, si capisce cosa c'è e cosa manca, ed eventualmente si fa anche uno sforzo per migliorarlo, perché questo è lo scopo di quel cerchio che vi dicevo prima. La forza, vabbè che qua siamo all'interno di un lug e quindi si spalanca una porta aperta, ma l'open source ha una potenza di fuoco a dir poco paurosa rispetto a qualsiasi altra scelta di software, ma la potenza di fuoco la si ottiene grazie alla collaborazione e all'impegno di ciascuno di noi. Aspettarci che l'open ci dia la risposta senza il nostro contributo diretto sarebbe sbagliato. Quindi io invito a chi chiede questo interesse a una persona a informarsi, cioè mettersi in contatto anche con Giorgio o anche con noi magari faremo attore delle richieste, e l'unico modo per portare avanti un risultato in questi casi, nell'open source specialmente, è proprio richieste con le proprie necessità. La forza poi viene dal gruppo e si ottengono risultati eccezionali.
Paolo ci chiede se abbiamo link o liste di moduli per la gestione di associazione come la, i membri, gli iscritti. Più che la risposta in dettaglio, magari se cercare all'interno del, del, dell'ambiente i vari moduli che ci Ok, vi dico che come Udo Italia, noi il sito di Udo Italia, essendo un'associazione, la gestiamo, guarda caso, e la stiamo usando con i moduli standard di Udo. Quindi, se volete, per il caso specifico di un'associazione, l'elenco delle che stiamo usando, mi prendo l'impegno, poi vi dico quelle che sono quelle che stiamo usando noi adesso in Udo Italia. E in realtà non è una lista, una checklist, per fare questo mi servono questi moduli, per fare questo mi servono questi. Non è così semplice, purtroppo. Infatti ve l'ho accennato prima. Du è uno strumento bello, ma richiede molto impegno da parte vostra, perché in realtà la ricetta non c'è e non è neanche esatto parlare di ricetta. Per fare quella funzionalità là, magari ci sono due o tre app che lo fanno in modo diverso, con approcci diversi, ma ce ne sono. Quindi è molto, se vogliamo fare un paragone, se voi volete un prodotto sui quali voi potete poi costruire la vostra soluzione, ma non è che uno strumento subito funziona di per sé, perché quello che vi scarica e fa tutto quello esattamente come mi serve, vi dà una struttura di base su cui potete costruire. Ad esempio, nel caso specifico della gestione dell'associazione, siamo fortunati perché l'abbiamo già replicata in Udo Italia. La nostra ricetta sia quella che a voi vi possa servire. Ci vuole molto impegno, ci vuole la capacità, la volontà, la caparbietà di voler fare una cosa in più. È un po' come si a fare questa videoconferenza, il fatto di non arrendersi alla soluzione più immediata, di cercare comunque una soluzione che sia quella che ci dà più capacità, più prospettiva, più futuro. Perché sì, se prendete una soluzione già pronta, magari vi fa quello che vi serve, ma non servirà un domani. In Udo la visione è diversa, è una visione a lungo termine e a largo raggio. Quindi dovete vederlo come uno strumento per il quale voi potete costruire per oggi e anche per il domani. È un po' una visione un po' diversa. Richiede un approccio diverso anche per sé. Così Rob. Moreno ci chiede, nel mondo degli ambulatori medici, esiste la possibilità di scalare e gestionare per realtà così piccole? Beh, gestionali come gestione degli appuntamenti per un ambulatorio, ce ne sono già delle app pronte che le ho già viste, non le ho mai provate. Beh sì, se volete gestire gli appuntamenti e gestire i flussi delle persone, cosa ha fatto chi, cosa affinché sicuramente che c'è tutto quello che vi serve. Se intendete oltre questo fare la contabilità, e qua torniamo sull'argomento di prima, contabilità, cosa intendete per facciamoci chiaro, per gestire un ambulatorio come flussi informativi per i turni, per i dottori, per i pazienti, sono diverse app a disposizione. Io personalmente non le ho mai provate, mi sarebbe piaciuto, perché in realtà ne ho delle richieste di qualcuno che sarebbe interessante approfondirlo, ma ne ho visto che ce ne sono diverse. Richiede anche in questo caso un po' di impegno, provare, verificare, magari se qualcuno lo ha già fatto,
condivida, perché magari tra questi qua che ci stanno ascoltando, magari qualcuno l'avrà potuto fare, che possa dire sì, io l'ho provato, questo funziona, mi dà buoni risultati per le mie necessità e può essere una soluzione. Contabilità richiede il capitolo di cui prima, bisogna parlare di cosa si parla. Ci chiedono dove possono trovare la presentazione e quindi poi dove trovare tutti i link che ci sono dentro, se ci ricordi dove è pubblicata. Sicuramente lo metteremo a disposizione sul canale di PNLUG. Infatti Allen a dire la propria, ma penso che questi due canali sono garantiti, dopo altri no. Andate a vedere sulle note condivise, le sto aggiornando man mano, e anzi ringrazio pubblicamente Paolo Vecchi che in tempo reale ci ha creato un account su PeerTube, quindi da oggi abbiamo anche un account PeerTube e questo sarà il nostro primo video. Ho avuto un attimino di problemi alla fine del tuo intervento, ma il tuo intervento è stato registrato correttamente, sì, una domanda, ma ce ne faremo una ragione, insomma, ecco. Ok, quindi andate sulle note condivise e le sto aggiornando in tempo. Comunque immagino che magari se uno ha problemi a ritrovare queste note condivise, sia sul sito Doug Bolzano, che sono i due canali da cui siamo partiti, verranno pubblicate anche là i link relativi a dove trovare la documentazione. PNLUG rimane nella storia che abbiamo tenuto questa conferenza e quindi il link a tutte le informazioni sicuramente saranno reperibili in tutti i modi, quindi basta che vi ricordate almeno di questi due LUG, dopodiché troverete tutto il necessario. Dei progetti che state portando avanti con le scuole, mi piacerebbe vedere Udoo come uno dei prodotti per l'impresa simulata nelle scuole. Beh, Giorgio si sta dando da fare tantissimo su questo argomento qua e posso confermarvi che non chi ha dato interesse su questo argomento, mi auguro che venga sviluppato, anzi sarà frutto di una, appena che finiamo le domande e le risposte, daremo la parola a Giorgio, perché in cantiere che ha a che fare con le scuole, e quindi torniamo sull'argomento dell'open source sulle scuole, quindi c'è voglia di fare, bisogna canalizzarle, bisogna veicolarle e bisogna mettersi in gioco personalmente dando la propria disponibilità e impegnandosi in prima persona per la causa. Questo è quello che ci serve. Daniele invece dice nei gruppi di acquisto un crocchio di diversi strumenti, mm-hmm. E riassumo, dice se Udoo potrebbe coprire queste esigenze di comunicazione, prenotazione prodotti, gestione dell'associazione. Comunicazione, gestione dei prodotti? Mi sono perso prenotazione prodotti e appunto la gestione dell'associazione, del gruppo, insomma, di acquisto solidale. Ah. Come gruppo d'acquisto solidale non hai visto niente, però, ripeto, io non sono la Bibbia, potrebbe anche esserci qualcosa di già fatto. Una cosa che non abbiamo accennato, e ve lo posso dire adesso, che il modo in cui ci si approccia a Udoo è questo. Io, se so già quali sono le funzioni base di Udoo, quell'elenco delle 20-25 applicazioni che ci sono, è il primo passo per capire cosa Udoo propone nella sua elementarità, nella sua base. Dopodiché bisogna che mi su quelle che sono le proposte OCA, quindi in questo caso io so già di dirvi che per acquisto solidale in Udoo non ce n'è una mazza, non c'è niente. OCA, NOCA, non lo so, lì potrebbe essere, non so, ed è un po' da cercare. Se no, ce ne sono anche semplice Google, si cerca e si trovano, se ci sono applicazioni che possano dare il risultato. L'ultima spiaggia, quindi passando tutta la checklist a OCA, a Udoo e a Google e a tutti i motori di ricerca che potete immaginare, quando a un certo punto dite no, guarda, io mi sono perso 3 giorni, una settimana e non ho trovato niente di cui possa soddisfare la mia richiesta, Udoo può essere la risposta.
perché, come dicevo all'inizio, era un ERP quando era nato. Fabien Pincar l'aveva pensato come un ERP, ma dopo, a forza di fare revisioni e revisione e release nuove e cambiare, che non era sufficiente fare un ERP, anzi non conveniva fare un ERP, conveniva fare un framework dove non ci sono più limiti a cosa si vuole fare. Quindi in realtà la risposta alla domanda se c'è un'app per gruppi solidali, non lo so. Io ci spenderei qualche carla, perché magari ce ne sono. Se non ci fossero, nessun problema, la si fa, perché questa è la potenza di Odoo effettivamente. Per uno che gli piace l'informatica e ha la passione per l'open source, il fantastico di Odoo è che proprio questa è la possibilità di realizzare quello che a me serve, è a portata di mano. Semplice, perché in realtà noi non parti a costruirti un'applicazione da zero. Tu non è che ti parti e costruisci dalla prima anagrafica fino in... Tu semplicemente hai già uno strato di software sostanzioso e affidabile, che è Odoo, e sono le sue tabelle, le sue interfacce grafiche, con il suo framework a supporto. Tu semplicemente vai a costruire quel pezzettino di funzionalità che adesso, che tuttora, con la tua applicazione specifica. Quindi in realtà si perde più tempo a cercare l'applicazione se c'è o non c'è, a capire cosa c'è e cosa posso riutilizzare, a disegnare quello che mi manca, quindi a studiare i vari flussi, a capire quello che mi serve fare, che se non poi a realizzarla. Perché realizzarla, quindi a sviluppare, non è che alla fine è il meno impegnativo in termini di concetto. Ci si perde più tempo a fare l'analisi, capire anche l'approccio che sto dando, in modo tale che sia replicabile ad altre realtà simili alle mie e che quindi magari possano utilizzarlo e arricchire la mia funzionalità dandogli più valore, che è questo quello che dicevamo prima. Perché io posso realizzare la mia applicazione per solidarietà con altri gruppi di acquisti solidali in Italia, quindi coordino, faccio da coordinatore dicendo: beh, voi cosa, quali sono le vostre esigenze, cosa che vi serve, serve questo. A voi l'altro gruppo di Bolzano cosa vi serve, quelli di Trento cosa che vi serve, per queste altre cose quando avete che servono, che magari sono sovrapposte il 90%, ma un 10% sono diverse per ciascuna, fate un'analisi di quello che effettivamente vedrete che la differenza è realmente minima. Non è che dovete partire da zero e costruire l'applicazione, perché non si tratta di customizzare probabilmente un modulo esistente dandole quella funzionalità in più che ora non è compresa. Andrea ci chiede: esiste anche il progetto open source Triton, un fork di Odoo? Ci puoi dare brevemente un'opinione tua su questo? E Triton si chiama, ed è un fork di Odoo di qualche anno fa, che se non con la licenza LGPL, perché prima aveva era una licenza AGPL, e dalla versione 11 in poi è diventata LGPL. Questo ha fatto sì che alcuni, probabilmente Triton è nato ancora prima, hanno fatto un fork, perché succede così spesso nelle comunità open di fork. In questo caso io non condivido, per principio non la condivido, so che non è ben visto, perché il fork è una cosa interessante, perché fa crescere, perché mette in concorrenza idee diverse, può esserci, ci può stare. Però io dico, in fondo, qua stiamo parlando di un framework, se è fatto bene... Capisco, ci possono essere migliorie, ma perché non miglioriamo quello che c'è già? Che senso ha fare un fork che funziona già abbastanza bene per fare un'altra cosa che funziona abbastanza bene? Piuttosto quella abbastanza bene, più abbastanza bene, facciamone una che funziona bene e sulla quale tutti investiamo e diamo un risultato. Quindi io con Triton l'ho sentito parlare da qualcuno di tempo fa che l'aveva utilizzato e ha buone soddisfazioni. A dire il vero, ci sono state anche delle critiche positive a Triton,
per quanto riguarda la gestione della memoria e della scrittura dei record in Triton, che veniva fatta in modo più efficiente di quanto non lo facesse Hadoop, o le guerre di campanile, di cantiere, di qua, di là. Però al di là di questo, dico, può essere, sì, perché no, magari quella funzionalità Triton, però teniamo presente che è una versione già di qualche anno di Hadoop, quindi Hadoop in questi ultimi 3 release ha fatto un passaggio in avanti, ha arricchito di tantissime funzioni, quindi probabilmente sì, quella specifica funzione che io vado a registrare, la posso registrare, faccio per ogni di fattura, ne faccio un'unica operazione, metto dentro tutta la fattura di 200 righe con un'unica operazione, in Triton era più efficientizzata. Bene. Per dire, nell'Udu 14, mi pare la 13, la 13 o la 14, la 13 se non mi sbaglio, hanno detto che effettivamente Udu ha la logica nel quale viene memorizzate queste righe e non faranno più il loop riga per riga, faranno un'unica operazione per tutte quante. Quindi voglio dire, sì, ho capito, tutto si può migliorare, ma disperdere le energie a scoprire cose diverse, io non la condivido. Capisco che ci possono essere delle scelte e, per l'amor del cielo, siamo un mondo libero, è giusto che ci sia questa possibilità. Personalmente ritengo che sia più giusto, più efficiente, concentrare le forze su un prodotto e migliorare quello. Se non va bene, miglioriamolo, ma farne un fork per farne un altro che ha una funzionalità, quanto ci costa a noi tenere in piedi due cose con le miliardi di problemi che ne abbiamo a disposizione, non ritengo che sia. Se un open source alla fine rimane per tutto, non vedo tanto beneficio. Comunque, la libertà innanzitutto. Ugo ci chiedeva ancora di e-learning, ma Gioque gli ha appunto proposto di vedere open e tutto. Ritengo che forse Damiano sta scrivendo ancora qualcosa, per ora le domande sembrano esaurite, quindi sei salvo, Marcello, per ora. Bene, sono contento. Beh, comunque noi siamo sempre, i canali li conoscete, i link rimarranno attivi anche dopo, quindi modo di contattarci ne avrete, se le domande magari vengono dopo potete sempre trovarci. Quello che volevo approfittare, che infatti un po' vi ho accennato prima, e vorrei, se fosse possibile, o Paolo o Giorgio, che però la parola, uno dei due, per accennare questa idea che sta andando avanti, che è quella di cercare di dare una svolta positiva anche alla privacy nelle scuole attraverso strumenti open, perché effettivamente in quest'ultimo periodo stiamo assistendo a delle cose un po' assurde. Per noi informatici ci vengono i capelli dritti, a chi ce li ha, a me sono già dritti per conto suo, quelli pochi rimasti, però voglio dire, a parte gli scherzi, ci sono delle figure porche che stanno approfittando le multinazionali, ma giustamente loro fanno il suo mestiere perché hanno campo libero e fanno cultori di open source, morale e materiale di proporre alternative che sappiamo che sono migliori e che possiamo dare una mano. E su questo stavamo pensando di fare un talk specifico a questo riguardo. Se volete prendere la parola e fare uno spoiler di questa idea qua. Sì, due cose le dico volentieri, nel senso che io volevo sottolineare quanto ho imparato proprio da Tiene Lughe e da altre comunità. Ho avuto a che fare con diverse comunità. Quello che mi colpisce molto del Tiene Lughe è che, a differenza di quello che sembra per i risultati che ottengono, non sono dei supereroi, sono delle persone normali. Ed è proprio lì la magia, che sono un insieme di persone normali che in realtà, mettendosi assieme, creano dei risultati che sono spaventosi. Io sarò sempre molto grato al Tiene Lughe per quello che ha fatto, anche proprio per la mia evoluzione anche lavorativa. Ho imparato tantissime cose da Tiene Lughe e questo è un punto veramente importante, nel senso che spesso noi pensiamo di essere soli o di non poter fare nulla, di essere inermi,
Invece, il PNLUC mi ha proprio insegnato che bisogna provare a mettersi insieme, provare a mettere sul piatto tutto, e alla fine, mettendo sul piatto tutto, abbiamo molto molto di più di quello che pensiamo di avere. E nella stessa direzione ho avuto modo di Paolo, che poi se vuole può intervenire, che io conoscevo di fama, per me erano un punto di riferimento, proprio perché quello che ha fatto secondo me è fantastico. E proprio grazie al mettermi in contatto con Paolo ho cominciato ad avere più informazioni di quelle che pensavo, a capire anche come gestirle, e da lì è nata appunto l'idea di dire: boh, ma proviamo a fare un evento dove questo insieme di informazioni le possiamo dare anche alle persone. E quindi avevamo pensato come data il 23 aprile, in modo da avere il tempo di mettere assieme delle figure professionali e anche dei contenuti e poter fare una cosa ben strutturata. Però ecco, chiedo a Paolo di intervenire se vuole, perché quello che lui ha fatto per me è, insomma, è un sviluppo della scuola, per esempio, di Chionso. Ok, grazie. Paolo. Sì, non, diciamo, non è magia pura quello che abbiamo. Diciamo, ci siamo trovati nel momento. In una situazione, e parlo di 15 anni fa, in cui è stato possibile partire con un'ingegneria digitale, introdurre nei nostri discorsi molto questo concetto, quindi di sostenibilità digitale, quindi non si parla solo di software, il nostro cavallo di battaglia di tutti noi, ma anche l'utilizzo, il fatto che bisogna sottolineare sempre quanto importante sia utilizzare formati aperti, soprattutto anche nelle scuole, quindi non solo nella pubblica amministrazione e nelle aziende. E l'altro concetto importante che, diciamo, sottende quello della sostenibilità è il fatto che bisogna possibilmente lavorare con materiale didattico che sia aperto, no? E questi tre concetti poi vengono sorretti dal pilastro principale che conosciamo tutti, che è la libera condivisione del sapere. Allora, questo concetto l'abbiamo voluto portare nella scuola 15 anni fa. Chi mi ha preceduto, perché io non c'ero ancora, diciamo, coordino il progetto FUS soltanto da 2016, e ecco, chi mi ha preceduto ha pensato, ha avuto, diciamo, si è trovato nel giusta per poter introdurre software libero nella scuola, applicativi liberi e un di condivisione del sapere. Siamo riusciti a portarlo avanti per tutti questi 15 anni, introducendo anche piattaforme come sistemi di learning, da Chamilo a Moodle, a sistemi di collaboration come. E noi abbiamo voglia di fare ancora tanto, condividendo tanto con tutti voi e con tutti i LUG di movimenti diciamo che si sono creati in questi anni. Dal volontariato deriva moltissimo. Nel nostro piccolo, come Linux User Group di Bolzano, Bozen, siccome è partita questa idea anche di solidarietà digitale, abbiamo detto: cosa possiamo fare noi? Allora, la prima idea è stata quella di perché non chiediamo alle aziende se possono mettere a disposizione dei PC usati. PC usati che di certo non possono andare con i sistemi operativi più blasonati, e grazie all'efficienza del nostro amato Linux possono essere rigenerati e poter fornire pertanto un PC che in questo periodo serve anche alle famiglie più bisognose. Quindi anche studi commercialistici, notarili, che tipicamente cambiano abbastanza frequentemente i loro PC, che hanno un gruppo di volontari dello sportello Open and Linux di Bolzano ha ridato vita
e si è creata una collaborazione tra associazioni, anche associazioni di pensionati che hanno la possibilità di muoversi sul territorio, grosso problema in questo periodo, che vanno a ritirare i PC da chi li dona, li portano agli installatori e riescono a veicolarli poi alle famiglie. E l'altro sistema importante che ha accennato Alain prima, è il sistema di videoconferenza, è uno degli strumenti più utili per la didattica online. Noi stessi siamo partiti adesso 3 settimane fa utilizzando, grazie a Paolo in lista, questo sistema di videoconferenza, che è fatto proprio apposta per la didattica, è un sistema open source e grazie al sostegno della nostra cittadini, non soci, ma anche soci che hanno fatto ulteriori donazioni, abbiamo e metterlo a disposizione di quali scuole? Di tutte le scuole, perché noi sappiamo che ci sono scuole che utilizzano di videoconferenza liberi e non liberi, scusate, proprietari pagati con soldi pubblici, ma se una scuola esplicitamente dice alla nostra associazione: guardate, io non voglio che i dati dei miei utenti, soprattutto degli alunni, vengano profilati, voglio che loro possano utilizzare un sistema che sia open source e dove esattamente so dove si trovano i dati, è sicuramente la via che dovrebbe essere percorsa. Ecco, adesso non vado oltre, però ripeto, questi argomenti, soprattutto dei dati, dovrebbe essere ripresa, come ha detto Marcello, e poi come ha proposto Giorgio, verrà proposta in un talk prossimamente dedicato. Adesso lascio magari la parola ad Alain, mi sono dilungato un po' troppo e mi scuso per questo. Che ci saluta. Io intanto i saluti ufficiali ve li farà Alain, vi ringrazio della presenza, sono stati numerosi e ordinati, quindi non posso chiedervi più. Speriamo di poter replicare magari in futuro con altre attività. Lascio a te la parola, Alain. Ciao a tutti. Sì, grazie. Grazie a tutti. Non invita a dilungarsi. Chiedo la conferma, Roberto, che non ci siano altre domande. Non mi pare di vederne. Allora, mi pare che abbiamo raggiunto un buon risultato. Siamo partiti praticamente con 32, 33, 34 e siamo rimasti a 36. Quindi, Marcello, direi che hai avuto il risultato. Quanto bello di non far scappare nessuno. Secondo me la qualità meritava di più, ma intanto ci pubblichiamo. Lo dico a tutti, vi rimando alle note condivise e ringrazio nuovamente Paolo, uno, e anche Vecchi, che in tempo reale ci ha creato un account su PeerTube, quindi appena termino la registrazione, sia su YouTube al momento e sicuramente su PeerTube, dove discutevamo da un bel po' di spostarci, visto che è il nostro... È più attinente alle attività open che facciamo. Anzi, mi sa, qua scatta la scelta presidenziale, mi picchierà il direttivo che qua che mi ascolta, quindi magari quasi quasi facciamo una scelta coraggiosa. Questa volta carichiamo i video solo su PeerTube, quindi cominciamo a farci conoscere. Nessuno, vedo 5 messaggi nuovi in chat. Marcello, ti ringraziano tutti, quindi ok. Io ringrazio, cercate gli aggiornamenti sulle nostre mailing list e sul nostro sito pnlug.it, vi rimando alle cose e contiamo di andare avanti in smart hobbing ancora per un po' finché saremo in queste condizioni. Grazie a tutti e se non c'è altro chiudo qui.
Ciao, Len, grazie a te.